toro seduto fu il più famoso di tutti gli indiani d'America. Sebbene non fosse un capo per vie ereditarie, egli fu un uomo di grande spiritualità, un valoroso guerriero e un negoziatore intransigente. Fu anche un compositore di canzoni e un artista. I suoi pittogrammi offrono una testimonianza dei suoi meriti. Ciascuno di essi rappresenta uno scontro con un nemico indiano nel quale Toro Seduto si è distinto per coraggio e onore. La sua persona è chiaramente identificabile dal geroglifico, un toro seduto collegato con la sua bocca. Ma Toro Seduto è conosciuto soprattutto per il suo antagonismo verso l'uomo bianco. L'ascesa della sua notorietà risale agli anni del trattato di Fort Laramie, che istituiva la grande riserva Sioux. Toro Seduto fu uno dei leader che rifiutarono di accettare il trattato. Bande di Sioux e di Cheyenne si unificarono allora sotto di lui e continuarono a condurre la loro vita nomade. Tra le sue caratteristiche, Toro Seduto aveva la capacità di predire gli avvenimenti. La sua profezia più famosa si manifestò durante la guerra delle Black Hills, quando richiese che fosse tenuta una danza del sole. Si tagliò 100 pezzi di carne dalle braccia e danzò per oltre 24 ore. Mentre danzava, si manifestò a lui una visione di soldati che cadevano. Fu la profezia esatta di quello che sarebbe accaduto un mese più tardi. Essendo inseguiti dall'esercito americano, i Sioux di Toro Seduto, insieme ad alcuni Cheyenne del Nord e Arapaho, spostarono il campo nei pressi del fiume da loro chiamato Erba che scivola. Altri lo chiamavano invece Little Big Horn. Il 25 giugno 1876, il temerario generale George Armstrong Custer condusse 5 compagnie di cavalleria direttamente verso l'accampamento. A meno di un miglio dal loro villaggio, i Sioux si imbatterono negli invasori. Little Big Horn fu il più grande trionfo militare mai ottenuto dai Sioux. Combatterono solo per difesa, perché le loro famiglie erano state minacciate. La battaglia durò solo 20 minuti. I Sioux e i loro alleati annientarono il cuore del settimo cavalleria. Gli indiani erano guidati quel giorno dal loro più grande capo guerriero, Cavallo Pazzo. Toro Seduto, a cui la stampa attribuì il credito della vittoria, non partecipò allo scontro principale. Il contributo del capo indiano fu essenzialmente spirituale. Nella sua profezia, Toro Seduto aveva avuto un'altra visione, a cui però i guerrieri non prestarono attenzione. Così disse Toro Seduto dopo la danza del sole. Questi soldati morti che stanno giungendo sono un dono di Valk Pantonk. Uccidili, ma non portare via le loro armi e i loro cavalli. Non toccarne le spoglie. Se metterai il tuo cuore sui beni dell'uomo bianco, ne deriverà una maledizione per tutti noi. La vendetta americana contro i Sioux non si fece attendere. L'esercito, guidato da Sherman e Crook, adottò la tattica della terra bruciata, già sperimentata con successo nella guerra civile. Molti uomini, donne e bambini furono uccisi. Molti dei capi Sioux, tra i quali Cavallo Pazzo e i suoi seguaci, costretti ad arrendersi. Toro Seduto condusse il suo popolo oltre il confine, in Canada, nella speranza di riuscire a conservare il tradizionale stile di vita nomade. Egli disse: «Fino a quando ci sarà un animale da mangiare, non tornerò indietro». Ma dopo 4 anni, la vita divenne troppo dura. La sua gente stava morendo di fame, così Toro Seduto riattraversò il confine. A Fort Buford si arrese e stabilì il suo accampamento. Diede il suo Winchester al figlio Zampa di Corvo, passando a lui il posto di comando con queste parole: «Voglio che ti ricordi che io fui l'ultimo uomo della mia tribù a consegnare il suo fucile e che oggi lo do a te». Nel 1883 fu trasferito nella riserva di Standing Rock, dove il suo atteggiamento di sfida lo pose in contrasto con James McLaughlin, il caparbio agente indiano. Per McLaughlin, gli indiani sarebbero dovuti diventare simili ai bianchi, ma Toro Seduto era un indiano e sarebbe rimasto tale. Egli infatti non rimase confinato nella riserva. Nel 1885 partecipò allo spettacolo Wild West di Buffalo Bill per $50 alla settimana, guadagnando $1.50 in più per ogni fotografia da lui autografata.
Nel 1887, Toro Seduto rifiutò l'offerta di Buffalo Bill di andare in tour per l'Europa, perché ebbe il presentimento che il governo fosse in procinto di portar via altra terra al suo popolo. Tornò quindi dalla sua famiglia, nella riserva di Standing Rock. Qui il provocatorio leader Sioux ebbe un'altra visione profetica. I Sioux, egli disse, l'avrebbero ucciso. Gli indiani, così amanti della libertà, trovarono la vita nella riserva simile ad una prigione. Nel giro di un decennio videro crollare le strutture stesse del loro sistema di vita. Questo senso di disfacimento creò in loro le motivazioni per risorgere, nel 1890, con un nuovo modo di interpretare la vita, la Ghost Dance, cioè la danza degli spettri. Sulle sponde del grande fiume, i Sioux eseguirono la danza degli spettri, sostenendo che gli indumenti usati li avrebbero resi invulnerabili ai colpi dei soldati. L'eccitazione era molto forte, a tutti era consentito danzare fino a quando non cadevano a terra esausti, e questo rituale giornaliero, con poco cibo, li stava facendo impazzire. Toro Seduto si oppose all'ordine dei bianchi di far cessare la danza. James McLaughlin ne ordinò allora l'arresto. L'incarico venne affidato a un drappello di poliziotti reclutati fra gli indiani stessi. Il 15 dicembre 1890, prima del sorgere dell'alba, i poliziotti si recarono da Toro Seduto per arrestarlo. A un tratto, un seguace di Toro Seduto fece fuoco contro il drappello. La risposta non si fece attendere. Toro Seduto venne colpito al petto e alla testa, quindi scoppiò il finimondo. Quella fredda mattina, sei poliziotti indiani e sette seguaci di Toro Seduto, compreso suo figlio Zampa di Corvo, morirono insieme al grande capo indiano. Un'altra delle profezie di Toro Seduto si era avverata. Era stato ucciso dai Sioux. Non sapevo allora che tutto sarebbe finito, ma quando guardo indietro dall'alto dei miei molti anni, vedo ancora le donne massacrate e i bambini che giacciono ammucchiati nella gola di Wounded Knee, così nitidamente come li vidi da ragazzo. E vedo ancora che qualcos'altro morì in quel luogo, tra il fango macchiato di sangue, e fu seppellito nella tormenta, il sogno di un popolo. Con queste commoventi parole, Cervo Nero rievocò a distanza di anni il massacro di Wounded Knee del 29 dicembre 1890, dove persero la vita quasi 200 indiani tra uomini, donne e bambini. Una triste pagina nella storia dei rapporti tra bianchi e indiani che ancora oggi non è stata dimenticata ed è diventata il simbolo del tramonto di un popolo e della sua civiltà. Wounded Knee fu l'ultimo atto di una lunga serie di promesse infrante e false negoziazioni da parte dei bianchi. Fu un terribile massacro che si sarebbe potuto facilmente evitare. Wounded Knee fu di fatto l'ultimo capitolo della guerra indiana, l'ultimo disperato tentativo per resistere al dominio dei bianchi. A Wounded Knee i Sioux compresero che non ci sarebbe più stato spazio per il loro modo di vivere, per le cacce ai bisonti, per la vita libera nelle praterie. Già dalla fine degli anni Ottanta, lo scontro tra bianchi e nativi americani si era in realtà concluso e gli indiani avevano dovuto rinunciare alla loro vita nomade, alle loro tradizioni, alla loro stessa cultura. Da quando erano stati costretti a vivere nelle riserve, l'avvenire incombeva su di loro come una tenebra ogni giorno più fitta. I bisonti erano scomparsi dalle praterie, le malattie avevano falcidiato intere comunità, la siccità aveva distrutto i raccolti. Il governo degli Stati Uniti, inoltre, cercava di convertire gli indiani ai sistemi economici e ai valori propri dei bianchi.
L'indiano doveva abbandonare la propria cultura nativa in quanto selvaggia ed entrare a far parte del mondo civile americano. Questo processo di sradicamento culturale fu particolarmente traumatico per i fieri e orgogliosi signori della prateria, i Sioux. In questo periodo nacque negli indiani la disperata necessità di credere in qualcosa. Cominciarono così a spuntare in tutto il vastissimo territorio degli Stati Uniti numerosi profeti indiani. Alcuni di essi si ispiravano alla predicazione del Dio dei bianchi, Gesù, dimostratosi molto più potente delle divinità e degli spiriti indiani. Altri profeti si rifacevano invece ai valori spirituali tradizionali della cultura indiana. Uno di questi fu un mistico Paute di nome Vovoca, che diede vita a un movimento di rinascita rivolto a tutti gli indiani che stavano assistendo al tramonto della loro civiltà. Anche i Sioux vennero a conoscenza dell'esistenza di Vovoca e ne furono subito attratti, come testimoniano queste parole di Nuvola Rossa. Non c'era più speranza per noi sulla terra e Dio sembrava averci abbandonato. Alcuni dissero di avere visto il figlio di Dio, ma se fosse realmente venuto, avrebbe senz'altro compiuto grandi cose. Noi dubitammo di queste dicerie, ma al popolo non interessava. Si aggrapparono alla speranza come uomini impazziti. I Sioux inviarono dei messi in Nevada per indagare su questo nuovo messaggio religioso. Vovoca appariva come la risposta ai loro problemi. Era l'unico in grado di offrire una soluzione alla condizione disperata in cui si trovavano. Il messaggio di Vovoca era un curioso misto di cristianesimo e spiritualità indiana. I suoi insegnamenti erano il frutto di una visione da lui avuta durante un'eclissi di sole il 1 gennaio 1889, che avrebbe dato vita a una forma di religione chiamata Ghost Dance, la danza degli spettri. Vovoca predicava un messaggio di salvezza.